Wimby Fest è una tappa di un lungo percorso. Il tema è il mondo e il nostro giardino. Parleremo di PNRR, bonifiche, ma parleremo ovviamente di tutto quello che, quando si parla di ambiente, quindi di ingiustizia ambientale, abbraccia quello che è ovviamente il significato di ingiustizia sociale in vero senso della parola. Lanceremo nell'occasione di questa prima tappa Veritas 2.0. Che cos'è Veritas 2.0? Veritas è un progetto che parte totalmente dal basso. Noi nelle persone ammalate di tumori e di leucemia andremo a ricercare gli elementi che in qualche modo potrebbero essere delle cause e con cause che in qualche modo hanno magari sviluppato, diciamo, quella tipologia di malattie. Più volte noi abbiamo chiesto alle istituzioni di diciamo in qualche modo dare risposte, non ce l'hanno mai date, le troveremo noi le risposte alle nostre domande. Andremo a dire allo Stato, alle istituzioni: guardate, se la gente si ammala in questi luoghi è semplicemente perché ci sono questi problemi, prevenzione primaria, prevenzione secondaria, eliminare le probabili cause e con cause, quindi quando parliamo di inquinamento, di scarichi, inceneritori, quindi dobbiamo porre un punto e un fine a tutta sta roba, e iniziare a dare la possibilità alle persone che si sono ammalate, cioè di potersi curare. La situazione è cambiata per nulla, cioè si continua a non fare nulla. Che non se ne parla più come prima è perché ovviamente non c'è l'attenzione mediatica che c'era un tempo. Wimby Festival vuole gridare forte che Terra dei Fuochi purtroppo continua a bruciare ancora. Il movimento Stop Becidio ha scelto il Real Sito di Capitello come luogo di rinascita. Il sito fu oggetto di sversamenti illeciti, però la sua bellezza è rimasta intatta. Ecco perché i cittadini ne sono stati innamorati e si sono impegnati per la rinascita di quel luogo. E sarà praticamente il teatro del nostro Wimby Fest 8, 9 e 10 settembre al Real Sito di Capitello, con una line-up musicale di primo ordine, 99 Post, Banda Bardot, Modena City Rainbows, Iovine, Tartaglia, Tartaglia Neuro, Tony Tammaro. Quindi vi aspettiamo l'8, 9 e 10 settembre al Real Sito di Capitello. Non ci può essere questo ricatto che chi, come è successo un po', se vogliamo, a Taranto, no? Devi scegliere, vuoi morire di tumore o vuoi lavorare? No, non va bene, non va bene, ed è per questo che noi riteniamo, lo dico con forza, una delle battaglie più importanti del nostro tempo, perché non esiste un'alternativa, non c'è un pianeta B. Bisogna aderire a queste iniziative e comprendere che essere vicini ad iniziative come queste significa appunto provare ad essere un amplificatore, ad essere un megafono, a fare in modo che altri cittadini comprendano l'importanza di queste iniziative, di queste battaglie e le sostengano, comprendano che non è, come si diceva, no, quelli sono quelli del no, gli ambientalisti, come se quasi fosse un'etichetta da appiccicarsi addosso e dopo finisce tutto. No, l'ambiente non riguarda qualcuno sì e qualcuno no. Ci riguarda tutti. La questione del no è una questione becera, non si tratta di dire no, si tratta di dire sì a tante altre cose, si tratta di dire sì a un territorio felice che possa produrre in maniera sana, che possa salvaguardare la vita dei propri cittadini. Bisogna andare un po' più a fondo alle cose e soprattutto c'è necessità, poiché la Terra dei Fuochi, che ha sotterrato quello che ha sotterrato, adesso non può farsi sotterrare anche come notizia. È una notizia che deve rimanere viva, perché quel territorio non è guarito, quel territorio è uno dei territori più martoriati ed è uno dei territori che necessita della massima attenzione, e noi ci vogliamo essere. La tematica della salvaguardia ambientale, più che altro io penso, oserei dire, della sensibilizzazione alle tematiche ambientali, è qualcosa che viene molto spesso, insomma, trascurata e sottovalutata, mentre diciamo che in realtà è proprio l'esempio più importante, quasi filosofico direi, di discorso di collettività e quindi di quello che è l'abbandono di una società totalmente individualista che dimentica queste tematiche perché è troppo concentrata su quello che è il breve termine. Ma il breve termine non esiste se non si pensa a lungo termine, quindi diciamo il messaggio contenuto in questo festival è che va benissimo vivere alla giornata, ma la giornata non esiste se non pensi un minimo a quello che è il futuro, non tuo ma di tutti. Quindi insomma, cosa c'è di più bello di una cosa del genere? Quindi sono veramente onorata e felicissima di essere stata presa in considerazione per questa manifestazione.